Sì, grazie. Marco Zecchinelli è presidente di Apindustria Venezia perché facendo una sintesi sull'andamento occupazionale, cioè sui posti di lavoro che purtroppo ai questi tempi sono sempre più risicati, i numeri purtroppo non fotografano una situazione buona, presidente, anche se un po' di così buone speranze ci sono. Sì, Conforti, il nostro centro studi ha analizzato i dati di Veneto Lavoro relativamente ai primi 6 mesi dell'anno e purtroppo siamo di fronte ad un dato sconfortante che parla di meno 67.000 posti di lavoro. Sempre purtroppo la gran parte, circa 28.000, sono localizzati nell'area della città metropolitana di Venezia. Questo chiaramente per chiaramente la sofferenza che ha in questo momento il turismo. Rileviamo però anche degli aspetti positivi perché comunque il saldo occupazionale relativo ai mesi di maggio e di giugno parla di un più 3.500 più 7.000 posti di lavoro, il che significa che la resilienza, la tradizionale resilienza delle imprese venete si dimostra anche in questo frangente così difficile. Ecco, diamo anche però un segnale, anche se è difficile da un punto di vista numerico, ma dal vostro osservatorio cercare di capire che cosa ci si deve aspettare alla fine di questa stagione, perché la gente si chiede quando arriva settembre, quando arriva ottobre, cioè voglio dire, lì il mercato dovrà dare qualche segnale di risposta, di ripresa. Voi che cosa vi aspettate? Sempre sulla base del lavoro statistico fatto dal nostro centro studi, noi in questo momento ipotizziamo circa 10.000 posti di lavoro sospesi, cioè 10.000 licenziamenti non effettuati proprio per la misura della moratoria sui licenziamenti per giusta causa oggettiva che sarà in vigore fino al 17 di agosto. Ora la ministra Catalfo ha già preannunciato che ci sarà una proroga di questo strumento e quindi diciamo, ne ha preannunciato una durata fino alla fine di dicembre. L'impatto di questi potenziali licenziamenti certamente sarà forte. È necessario, noi riteniamo, porre in essere delle politiche attive per il lavoro, quindi non solo questi strumenti, che sono strumenti che condividiamo, socialmente giusti. Però è necessario fare delle politiche attive, come per esempio suggerisce la nostra associazione, devolvere una parte degli strumenti per gli ammortizzatori sociali a degli strumenti di incentivo alle aziende per l'assunzione, proprio per evitare questo Chiaro. tsunami occupazionale che ci No, aspetta anche perché le poi a ottobre. strade sono due, o in qualche modo come si è fatto fino ad ora lo Stato per quanto è riuscito è intervenuto direttamente, o quel denaro lì lo si dà a disposizione delle aziende per le assunzioni, cioè sono due le strade, perché altrimenti non se ne esce. Sì, Questo è. certamente questa crisi, Conforti, sarà superata solo grazie alla capacità delle aziende di generare valore. Questo è il tema centrale. Quindi l'impresa va rimessa al centro del dialogo politico e anche le politiche a favore Che dell'impresa. forse Sono c'è anche una giuste. certa lungimiranza in questo senso, perché sì, Assolutamente, dico adesso, io. è necessario questo scatto della politica anche in relazione ai futuri fondi che arriveranno e devono essere scaricati a terra in favore delle imprese e in favore, ripeto, di politiche attive per il lavoro, per le assunzioni, per lo sgravio contributivo delle assunzioni. Torneremo sicuramente a parlarne anche con Marco Zecchinal. Grazie Grazie a al te, grazie. presidente di Apindustria Venezia Grazie a per voi, essere buona stato serata. con noi, linea Pordenone.